Alluvione a Palazzo del Pegaso, presentato il docufilm Casca il cielo, l'opera dei registi toscani Lorenzo Garzella e Rohan Johnson, è interamente finanziata dal Consiglio regionale. Capitale italiana della cultura, il Consiglio regionale sostiene la candidatura della Valdichiana Senese. Il presidente dell'Assemblea legislativa Mazzeo ha ricevuto una delegazione dei sindaci dell'area. A Bibbiena il Festival del Libro per Ragazzi. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa da Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale, e Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena. La paura, quando la notte del 2 novembre nella piana fiorentina strade, case e capannoni vengono travolti da un'ondata di fango. Il dramma è la perdita di persone, oggetti, memoria, decenni di lavoro e poi la difficile fase della ripartenza. A raccontare tutto questo il docufilm Casca il cielo dei registi Lorenzo Garzella e Rohan Johnson, interamente finanziato dal Consiglio regionale della Toscana attraverso immagini e testimonianze di chi è stato colpito da quella tragedia. L'opera è stata presentata nell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso. Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa per non dimenticare, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Per non dimenticare, noi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché quando accadono eventi anche drammatici come quelli che sono accaduti in Toscana non qualche mese fa, c'è necessità di tenere alta l'attenzione e per farlo bisogna che ci siano prove concrete, lo vedrete tra poco, dal senso di quanta violenza, di quanto il territorio abbia subito la violenza dell'acqua in quelle ore. Permettetemi di ringraziare Lorenzo Garzella e Rohan Johnson. Hanno prodotto un docufilm che dovremmo portare nelle scuole, dovremmo portare tra le istituzioni, perché tra le ragazze e i ragazzi continua a esserci quel senso di vicinanza alle popolazioni colpite che li ha visti in prima linea durante la fase dei soccorsi, durante la fase più difficile, emergenziale. E alle istituzioni dire che non si devono mai voltare dall'altra parte. Ognuna di noi deve fare tutto quello che può. Noi come Regione abbiamo già stanziato diverse risorse, lo stesso deve fare il Governo rapidamente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti perché le aziende possano ripartire con la propria attività e le famiglie possano tornare ad avere il sorriso, quel sorriso che hanno perso in quei giorni terribili dell'alluvione. Grazie alle associazioni di volontariato, alle misericordie, alla pubblica assistenza, a tutti coloro i quali hanno lavorato in prima linea, grazie ai sindaci, so la fatica che hanno fatto in quei giorni nel prendere scelte davvero difficili. E allora noi siamo anche felici che nei prossimi 15 giorni il trailer sarà in tutte le sale cinematografiche della Toscana ed è un modo per continuare a chiedere alle cittadine e ai cittadini toscani di dare il proprio contributo sostenendo le famiglie che sono in difficoltà e che ancora non hanno riavuto la loro casa. Il docufilm, della durata di 18 minuti, è accompagnato dalle musiche originali del cantautore pisano Francesco Bottai e raccoglie le immagini girate la notte dell'alluvione. Uno dei registi, Lorenzo Garzella, parla di questo docufilm. Direi che forse ci hanno ispirato tre azioni principali. La prima è stata quella di ascoltare. Quindi andare nei posti, in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana, e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona. La seconda cosa è stata quella di guardare e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a 2 mesi di distanza cosa c'era rimasto. E la terza cosa, che forse è la più importante, è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte. Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sia di richiesta e anche un po' di restauro dei video fatti col telefonino. Vedrete delle sequenze che a volte sono un po' spappolate, diciamo, rispetto al grande schermo, che però credo che siano preziose perché spesso poi nella rete ci sono tante cose ma poi vanno disperse e vattele a ritrovare, mentre magari il fatto di raccoglierle tutte in una piccola storia gli può dare il senso finale, che è quello di
conservare per un po' la memoria di questo fatto, che anche questo rischia di essere inghiottito fra le mille calamità del mondo, e magari parlarne per un altro po'. Siamo entrati in queste storie in modo delicato, senza invadere la privacy e i ricordi delle persone, ha commentato l'altro regista, Rohan Johnson. Allora, intanto c'è sempre un'attenzione e bisogna andare delicati, no? Muoversi sempre a piccoli passi senza invadere poi la privacy, i ricordi delle persone. Quindi l'approccio è quello sempre di sia ascoltare, come ha detto Lorenzo, ma anche di capire quando è il momento di poter entrare un pochino di più nella vita di ogni persona che ha vissuto poi appunto piccole e grandi tragedie come questa. Quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità che quando ci sono queste tragedie poi si unisce, no? Paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani, ci abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro. Questa sensazione sia di fragilità ma anche di unità è quello che mi porto dietro, ecco, come eredità da questa esperienza, e penso che ci debba fare un pochino riflettere tutti, insomma. Casca il cielo riporta anche interviste a Marco Massini e Piero Pelù realizzate durante il concerto Toscana in Friends che si è tenuto il 3 gennaio scorso alla Tuscany Hall di Firenze per sostenere le popolazioni alluvionate. Sentiamo le parole di Giovanni Pini, presidente del comitato Toscana in Friends. Toscana in Friends, ricominciamo, ripartiamo. È un comitato che nasce per sostenere l'iniziativa a favore delle popolazioni alluvionate ed è culminato in questa straordinaria iniziativa del 3 di gennaio, quando ci siamo trovati tutti al Tuscany Hall con un cast artistico stellare. I nomi ve li ricordate, da Fiorella Mannoia a tutti gli altri, Marco Masini, Irene Grandi e tutti gli altri protagonisti di questa giornata, in una serata indimenticabile, impreziosita dalla presenza non annunciata ma all'ultimo minuto di Gianni Morandi, che ha duettato insieme a Piero Pelù, insieme a Fiorella Mannoia, con la straordinaria interpretazione al pianoforte di Danilo Rea, in una serata che i presenti ricorderanno per la grandissima emozione. Nel frattempo, come ha spiegato Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, la situazione è purtroppo ancora critica. Oggi la situazione è in leggero miglioramento, sicuramente la fase di emergenza non è terminata, perché come lo diciamo sempre, fino a quando tutte le famiglie di Campi non saranno rientrate nelle proprie abitazioni, per noi non sarà terminata la fase di emergenza. E per quanto riguarda i rimborsi, sono in avvio, in questo momento stanno arrivando le email a tutti i cittadini che hanno compilato il modello B1 per avere il primo ristoro da 3.000 euro da parte della Regione Toscana. Questo naturalmente è un primo rimborso, un primo sostegno, ma siamo estremamente preoccupati ancora per il ristoro successivo. Pensate che siamo ormai 3 mesi e ancora non è stato nominato il commissario per la ricostruzione, e questo naturalmente ci preoccupa, e vedendo ciò che è accaduto in Emilia Romagna, insomma, siamo estremamente preoccupati sul futuro che ci attende. L'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è finalista per l'assegnazione del ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Per la prima volta un'Unione di Comuni accede alla valutazione conclusiva per l'attribuzione del titolo conferito dal Ministero della Cultura. Il dossier Valdichiana 2026 Seme d'Italia è stato quindi ammesso dalla giuria tra i 10 progetti che saranno valutati a marzo prossimo, quando arriverà il verdetto. Prosegue quindi la mobilitazione sociale e culturale a Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, rafforzando il coinvolgimento del territorio e dei partner regionali, nazionali
e internazionali che hanno aderito a questa sfida. Il Consiglio regionale darà un sostegno convinto per sostenere la Valdichiana Senese come capitale italiana della cultura per il 2026, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Ho chiesto a tutte le colleghe e i colleghi consiglieri regionali di votare una mozione che impegna la Giunta, ma anche noi Consiglio regionale, a sostenere tutte le iniziative perché la Valdichiana Senese possa ambire ad essere la capitale della cultura italiana. È un impegno collettivo. Convocherò nei prossimi giorni anche i parlamentari di tutte le forze politiche per poter trovare il modo di sostenere questa candidatura. Il 5 di marzo sarà un giorno importante, il giorno in cui verranno valutati i progetti che la Valdichiana Senese presenterà insieme alle altre 9 candidate, e noi saremo lì insieme a loro per dirgli che tutta la Toscana è al loro fianco e che davvero c'è la possibilità di diventare capitale della cultura italiana 2026. Secondo Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, è un progetto davvero plurale. Bisogna mettere da parte le bandiere dei partiti, bisogna portare fuori la Toscana e sapere che questa è la nostra unica opportunità di giocarsi questa partita a livello nazionale, una capitale della cultura da non soltanto investimenti, da valore in questo caso a quella Toscana diffusa, di quella terra nella quale anche io abito, che vivo, che conosco, dove le opportunità magari sono meno delle grandi città, ma le risorse sono straordinarie. Come tali, mettere insieme opportunità e risorse consente ai nostri comuni di presentarsi sul panorama nazionale e internazionale con una proposta culturale di altissimo livello, e mi auguro che questo sostegno della Toscana possa portare poi la Valdichiana Senese a essere incoronata capitale della cultura. Quella di oggi è una iniziativa importante del Consiglio regionale per sostenere la candidatura della Valdichiana Senese a capitale italiana della cultura, ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli. Con questo ordine del giorno il Consiglio regionale, essendo comunque la Valdichiana Senese l'unica candidatura rimasta toscana, dà sostegno, insomma, e impegniamo anche la Giunta poi eventualmente ad un sostegno economico per quelle che saranno le future azioni. Il 4 e 5 marzo ci sarà l'audizione a Roma del Comitato Tecnico Scientifico e dei sindaci per la promozione e la presentazione nel dettaglio del progetto denominato Seme d'Italia, appunto anche per valorizzare l'aspetto anche legato all'agricoltura che caratterizza questo territorio, ma non solo. Per poi, insomma, auspichiamo avere un esito positivo il 29 marzo, quando ci sarà la proclamazione della Unione dei Comuni o della città che poi rappresenterà nel 2026 la capitale della cultura dell'Italia. Infine il commento di Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega. Io sono convinta, come penso anche voi, che la Toscana sia, non dico la più bella del mondo, ma tra le regioni più belle del mondo. Quindi la Valdichiana la rappresenta sicuramente, quindi facciamo il tifo affinché nel 2026 sia la capitale italiana della cultura. Un viaggio nel mondo della letteratura contemporanea con uno sguardo attento a lettori e scrittori junior attraverso un tema coinvolgente: narrare la generazione 2.0, scoperte letterarie dei giovani d'oggi. Questa è la forza del Festival del Libro per Ragazzi 2024, che si terrà a Bibbiena dal 19 febbraio al 10 marzo. Sarà un viaggio esplorativo nel mondo della letteratura contemporanea con un focus speciale sui giovani di oggi, la cosiddetta generazione 2.0. Questo evento è dedicato a scoprire e discutere come i libri riflettono valori, interessi, passioni, emozioni, sentimenti e paure dei giovani. Importante investire sulla lettura e sulla cultura, ha detto Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Credo che sia assolutamente un bel messaggio quello di investire in termini di lettura nell'epoca digitale. Credo che sia meritorio per l'amministrazione comunale di Bibbiena, che ha saputo scegliere
individuare e portare avanti delle partnership importanti come Mondadori Casentino, per far sì che vi possa essere questo festival che dura addirittura 20 giorni in un periodo dell'anno dove le iniziative non ce ne sono molte, quelle poche devono essere ben mirate per portare avanti dei messaggi importanti. Narrativa, poesia, fumetto. Ci sono dei corsi che si rivolgono anche a degli specialisti in narrare l'arte. Il titolo è quello delle scoperte letterarie dei letterati di oggi, quindi investire proprio per il futuro in una terra, in una vallata, quella del Casentino, che veramente dimostra ogni volta di sapere mirare su delle specificità importanti. Noi qui abbiamo già dato un importante contributo per Bibbiena, città della fotografia. Lasciatemi dire che specificarsi, specialmente in un periodo come oggi, è quanto mai importante per avere del seguito, per avere delle possibilità da realizzare concretamente in Casentino e a Bibbiena, lo vedo fare. È un progetto che coinvolge la lettura, i libri, il mondo dell'educazione con tantissimi eventi dedicati ai più giovani, ha detto Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena. Per noi, come ogni anno, è un qualcosa che ci rende particolarmente felici e orgogliosi, perché si parla di libri, si parla di scuola e di educazione, ma soprattutto tantissimi eventi per i nostri ragazzi e ragazze, per i più piccoli, ma anche per le loro famiglie, e non solo, perché ormai da un paio di anni, dagli ultimi anni, è diventato un festival del libro. Nasceva come una mostra del libro, come una cosa dedicata solo alle scuole, adesso invece è evoluto in festival del libro, è un qualcosa che sta prendendo campo a livello importante grazie alla bella collaborazione anche con Mondadori Casentino, quindi si parla di collaborazioni e partnership tra pubblico e privato importanti, e grazie alla Regione Toscana speriamo che possa diventare ancora un evento ancora più importante a livello provinciale e per la Toscana, perché appunto nell'era del digitale, nell'era dove un po' si è perso anche il valore dell'odore, il sapore della carta, in realtà noi su questo spingiamo molto, anche cercando di portare degli ospiti a livello nazionale che attraggono appunto le famiglie, ma anche i più piccoli, ma anche chi magari di libro non è appassionato, in qualche modo proviamo a portarlo a diventare appassionato. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di far avvicinare gli studenti alla lettura, ha affermato Francesca Nassini, assessore alla cultura del comune di Bibbiena. Questo è un obiettivo che il Comune di Bibbiena ormai segue da diversi anni. E cominciamo durante l'anno scolastico, ad inizio anno, regalando dei libri alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, incentivando proprio l'importanza della lettura e a temi molto importanti come la Costituzione italiana, come il bullismo, quindi temi particolarmente importanti in questo periodo e comunque sempre. Col Festival del Libro abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, cercando di coinvolgere i bambini effettivamente con dei laboratori durante tutte le mattine, e cercando anche di proporre dei personaggi molto importanti che possano portare al festival ai bambini e anche ai genitori, perché ovviamente stiamo cercando di salire anche con la fascia d'età, proponendo degli eventi che possano coinvolgere la famiglia stessa, andando a toccare dei temi che magari appunto in famiglia non sono toccati. E quest'anno un passo ulteriore che abbiamo fatto è quello di andare a cercare di coinvolgere anche delle eccellenze del nostro territorio, che si sono rese disponibili anche a proporre dei laboratori come giornalismo, filosofia e fumetti. E abbiamo anche cercato di coinvolgere tutti gli ambienti di proprietà comunale all'interno del territorio, il nostro museo archeologico, il nostro museo della fotografia dove si tiene proprio il festival, il nostro teatro Dovizi, il Cinema Italia che è l'unico rimasto nel territorio casentinese, e quindi per noi è veramente un evento importante nel quale crediamo davvero. Il festival si rivolge a un pubblico di studenti molto variegato, dagli 0 ai 15 anni, ha detto Katia Albertoni, organizzatrice del festival. Il Festival del Libro di Bibbiena quest'anno avrà circa 12.000 libri presenti,
divisi in varie categorie, quindi si va dagli 0 anni, quindi dai primi tattili sonori, fino al 14 più, quindi le categorie magari anche più nuove, dal fumetto al graphic novel, manga, oppure il percorso di narrativa che quest'anno insomma abbiamo tenuto a fare, che narrerà appunto la generazione 2.0, quindi come i libri riflettono tutt'oggi le passioni, gli interessi e anche le emozioni oppure le aspettative dei ragazzi, quindi direi dagli 0 ai 14 più, con eventi importanti, quindi anche ospiti a livello diciamo così nazionale, che si occupano invece di educazione oppure di trasmettere magari quelli che sono i valori dei ragazzi di oggi, quindi magari anche come Roberto come Enrico Galliano o appunto Chico, che ha tantissimi follower e quindi diciamo è appassionante per i ragazzi di oggi.